Buongiorno a tutti, siamo qua in diretta da Venaria Reale con l'assessore D'Afflitto alla Festa delle Rose. Assessore, cosa ci racconta di questa festa? Buongiorno, grazie a voi per essere qui con noi a festeggiare. Siamo quindi in dirittura di partenza della 15ª edizione della Festa delle Rose, della seconda edizione di Fragranzia, un'edizione che vede una grandissima partecipazione delle associazioni del territorio che hanno organizzato moltissime iniziative, e quindi abbiamo associazioni sportive che pattinano tra le rose, prove di carta pedali tra le rose per il prossimo Palio dei Borghi di Venaria. Avremo domani oltre 100 elementi con più bande e giovani in reggia tutto il pomeriggio. Abbiamo la prima edizione dell'infiorata che si tiene da oggi nella chiesa di Santa Maria in Piazza Annunziata. Questo è il mese mariano, è la prima edizione di una grande infiorata con petali freschi nella navata centrale della chiesa più grande, più bella del centro storico, che ricorda un po' quelle che sono anche le atmosfere che normalmente si vivono a sud nelle grandi feste. Abbiamo tantissimi espositori grazie al supporto della Fondazione Via Maestra, che collabora con l'assessorato alla cultura, e ringraziamo la Proloco, che è il nostro punto turistico di riferimento, che ci ha molto supportato. C'è una grande presenza di associazioni con mostre fotografiche. Qui in Via Mensa c'è la mostra di Patrizia Piga, Fantasmagorica. Hanno aperto questa mattina le bambine della ginnastica artistica di Eventi in Movimento. Ci sarà un bellissimo concerto di chiusura organizzato dalla Crisalide. Abbiamo moltissimi momenti anche in reggia, anche alla scuola di restauro. Ieri sera c'è stato un importante appuntamento di iridologia con quelle che sono in qualche modo le affinità e i punti di contatto tra le rose e le iridi, con un esperto di questo tema nella chiesa di Sant'Uberto. Abbiamo oggi alle 3 un appuntamento con l'omeopatia e con quelle che sono le cure delle, diciamo, non convenzionali, con le erbe, che è un mondo affascinante, qui in Via Mensa, in piazza Alberione, con il dottor Siccardi. Devo dire, tantissimi appuntamenti. Vi invitiamo a passare con noi questo weekend a Venaria Reale, e quindi invitiamo anche tutti gli ospiti torinesi che sono a Torino per il Salone del Libro a raggiungere la reggia di Venaria, a vedere la mostra di Caravaggio, a vivere il borgo storico con le sue rose. Ma stasera l'appuntamento è anche per voi alle 10:15 in una piazza annunziata che si spegnerà all'improvviso e vedrà grandi immagini sulle facciate, con uno spettacolo di videomapping, di danza acrobatica aerea e di grande musica, che saranno preceduti in qualche modo da una passeggiata di enormi fiori giganti di una compagnia francese organizzata dalla Fondazione Via Maestra. Quindi speriamo che dalla reggia a quello che poi è l'atmosfera della natura, della mandria con gli appartamenti reali, a tutti gli appuntamenti in città, possa esserci davvero un momento di grande convivialità tutti insieme qui a Venaria Reale. Vi aspettiamo. Allora, grazie assessore, un saluto dal direttore di Torino Oggi e a presto. Grazie mille, e siamo felici di avervi con noi.